Ma quanto è piccolo sto Mavikair? Grazie ai ragazzi di Paladin che ci hanno dato la possibilità di fare questa recensione. Qui da qualche parte troverete anche il link al loro sito e alla recensione del loro servizio di noleggio di prodotti di tutti i tipi, DJI compreso. Iniziamo a fare questa recensione dando un'occhiata a questo prodotto che è uscito da gennaio, direi, del 2018. Ho avuto la possibilità di provarlo qualche volta, ma mai di tenerlo abbastanza per farci una recensione completa. È arrivato finalmente il momento. Apriamo la scatoletta, il beauty, mi verrebbe da dire, del Mavic Air e vediamo che cosa c'è all'interno. Troviamo immediatamente il piccoletto, piccolissimo, 168x83x49 mm da chiuso, quindi infinitesimamente piccolo, e andiamo ad aprire le zampe richiudibili del drone e anche le due antennine davanti qui. Ok, aperto invece ha delle enormi dimensioni di 168x184x64 mm. Non ho un paragone, posso prendere il suo radiocomando e vedete quanto è piccolo in confronto alla radio stessa. Innanzitutto una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il blocco della telecamera, che finalmente lo hanno fatto in una maniera più intelligente, più intuitiva, no? Finalmente non si diventa matti per togliere il blocco della telecamera. Abbiamo a che fare con una telecamera su tre assi, con un sensore da 1 su 2 terzi di pollice, un angolo di visuale da 84 gradi, con un'ottica da 24 mm, 35 mm equivalenti. Questo giocattolino è in grado di filmare a 4K a 25 frame al secondo, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo è la slow motion. Si può riprendere a 60 frame al secondo o 50 in PAL o addirittura a 120 frame al secondo se stiamo lavorando in Full HD. Tanta roba! Parliamo di 430 grammi, quindi se la domanda che vi state facendo è possiamo andare ad alleggerirlo, la risposta è no. Però con 480 grammi abbiamo la possibilità di portarcelo veramente, veramente ovunque. E questa cosa mi è piaciuta tanto. Parlerò anche dei contro, non solo dei pro, perché non è una recensione sponsorizzata da DJI e se ho trovato delle cose negative, assolutamente ve le voglio dire tutte. Insieme a tutta la sensoristica, quindi a questo sensore che vi permette di filmare fino a 4K, abbiamo due telecamere frontali per evitare di schiantarvi contro i muri quando andate in avanti. Due telecamere posteriori per evitare di schiantarvi contro i muri quando andate indietro e due telecamere anche sotto per permettervi di andare ad atterrare con più morbidezza con un precision landing grazie anche agli infrarossi tra i due sensori. Cioè, praticamente non so come abbiano fatto a farci stare tutta sta sensoristica dentro a sto coso così piccolo, vi giuro. Poi tra l'altro ha dei dettagli veramente veramente belli da vedere. Ho visto un'altra recensione di iPhone 2 che parlava proprio della forma. Effettivamente ricorda un po' l'R8 dell'Audi. Ha questa forma particolare. Mi piace veramente un bel po'. Ha dei difetti, ovviamente. Non di sicuro la durata della batteria, perché è stimata per 21 minuti. Questa batteria a sgancio rapido qui sotto, mannaggia, una batteria 3S da 2375 mAh che si ricarica in soli 55 minuti. E sta cosa non è per niente male. Solo la batteria pesa 140 grammi. Un'altra cosa che mi è piaciuta, la memoria interna. Cioè qui dietro avete questo piccolo slot dove avrete la possibilità di collegare la presa USB di tipo C e mettere anche una schedina. Ma se vi dimenticate la schedina a casa, lui dentro ha uno storage di 8 giga che insomma tutto sommato riesce a darvi la possibilità di non bestemmiare perché avete dimenticato la schedina a casa.
per chi fa fotografie, la cosa interessante è, sono le foto a 12 megapixel, la possibilità di fare fotografie anche in RAW, in DNG, e una opzione pano che mi è piaciuta un bel po' perché ci permette di arrivare a 32 megapixel nella singola foto. Piccolo ma forte, potente. Va bene, dai, vi ho detto tutti quelli che per me sono le peculiarità, le cose interessanti di questo drone, vi dico quello che non mi piace. Non mi piace la trasmissione tra la radio e il drone, perché si basa su 2,4 e 5,8 GHz Wi-Fi. Maledetti voi, il Wi-Fi è molto più limitato del Lightbridge o del OcuSync 1.0 o 2.0. Ah, un'altra cosa che non vi avevo detto prima è il primo dei modelli DJI con un radiocomando di questo tipo qui, che può andare a staccare gli stick che vengono nascosti qui sotto. Quindi interessante cosa, perché noi andiamo a inserire gli stick prima di andare a volare e possiamo metterli via dopo aver finito il volo. Voilà. Il drone può essere pilotato con la radio, può essere pilotato solo con lo smartphone o può essere pilotato con la manina. La velocità massima di questo piccolo diavoletto è di 68 km all'ora. 68 km all'ora. Vabbè, hanno deciso di farlo andare come una scheggia, ovviamente parliamo dello sport mode. Ha un focus fisso, quindi non come il Mavic Pro che dobbiamo pigiare sul monitor per andare a gestire il focus, ma lo gestisce automaticamente da solo. E al contrario dello Spark, in cui non c'è la possibilità di cambiare i profili colore, questa macchina può cambiare i profili colore, quindi possiamo lavorare anche magari in CineLike, per esempio, e andare ad abbassare gli standard di saturazione, contrasto e nitidezza, in modo da poterlo poi lavorare in post-produzione. Magari vi faccio vedere anche un po' di video con il profilo, diciamo, flat, per farvi vedere poi la differenza con una color correction molto basilare. Un'altra cosa che è stata implementata in questa macchina si chiama APAS, ovvero levitamento degli ostacoli mentre va in avanti. Cioè, se io decollo, parto e vengo verso l'ostacolo, lui girerà e passerà a fianco all'ostacolo senza per forza di cose dovermi venire addosso. Fantascienza qua, stiamo parlando di robe. E è forte. Maledetto wifi, porca miseria, se mettevate un OcuSync 1.0 non sarebbe stato poi così male. Proviamo a paragonarlo al fratellino Spark. Queste intanto sono le dimensioni, poca roba di differenza. Il peso, vabbè, questo è alleggerito, quindi pesa 300 grammi, grazie sempre agli amici di DX Drone che mi fanno gli alleggerimenti delle macchine che utilizzo. Ma differenze sostanziali: 16 minuti di volo, 21 minuti di volo. Gimbal a due assi, gimbal a tre assi, 81,9 gradi di field of view, 85 gradi di field of view. Entrambi lavorano con 12 megapixel per quanto riguarda la parte fotografica, anche se questo con la pano, come vi ho detto prima, arriva fino a 35 megapixel, che è tanta tanta roba. Andiamo fuori, lo testiamo, vediamo un po' cinematograficamente come si comporta e poi ce ne torniamo qui dentro per le conclusioni finali.
Eccoci qua, siamo ritornati, l'ho testato per vedere come lavora e posso dire che, a parte il problema che avevo detto prima del wifi, io non trovo dei difetti su questa macchina. Ha un prezzo ragionevole perché sta poco sopra i 700 euro, è ovviamente di fascia inferiore al Mavic Pro 2 e al Mavic 2 Zoom, ma anche economicamente è ben diverso spendere 1200 o 1400 e spenderne 700. Si iniziano a trovare anche usati, quindi non è male. Magari qui sotto vi lascio il link in descrizione per andare ad acquistarlo. Peccato, appena finito il Black Friday e il Cyber Monday, per il prezzo che ha, comprensivo ovviamente di radiocomando, quindi tutto all inclusive, non nella versione combo che costa un po' di più, però sui 700 euro lo trovate. Alla domanda che mi hanno fatto anche ieri su Facebook, lo consiglieresti come mezzo? Sì, lo consiglierei come mezzo. È divertente, si pilota bene, ha una telecamera che è paragonabile al Mavic Pro 1, quindi ha una buona camera, stabilizzata su tre assi, e basta. Come al solito penso di avervi detto tutto anche in questa recensione, mi auguro che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, ovviamente mettete un pollicione verso l'alto e condividetela con i vostri amici sui vostri social network. Ricordatevi di iscrivervi al canale, ricordatevi di accendere la campanellina per essere avvertiti dell'uscita di tutti i prossimi video sul canale. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo settimana prossima. Ciao!